momento di festa in un periodo di festa per la città e per l'intera popolazione. Siamo ormai vicini alle festività del Natale e come Polizia di Stato abbiamo deciso di fare questo dono alla città, di regalarle un'esibizione della fanfara della Polizia di Stato, questa fanfara che ormai da decenni onora la Polizia di Stato e l'intero paese. Come tutte le fanfare sarà in movimento, quindi qualche pezzo lo farà qui, poi si snoderà un po' per le vie centrali del centro storico e spero possa allietare non solo gli aretini ma anche i tanti turisti che stanno visitando la città in questo periodo. Momento della ripartenza, ma mi pare che lo spirito sia quello giusto. Siamo qui ad ascoltare la bellissima banda della Polizia di Stato che si è esibita in vari punti della città facendo un gran servizio, tutti i ragazzini contentissimi a applaudire, a battere le mani per sentire musiche non soltanto di per il repertorio militare ma anche del Natale, ma anche in chiusura con l'Inno d'Italia. Dunque è una manifestazione molto bella per la quale ringrazio il Questore che si è dato molto da fare per ottenere questa presenza in questo periodo quasi natalizio. Io credo che il nostro servizio debba essere un servizio per la collettività, per la gente. La gente ha bisogno di non solo di essere più sicura, ma anche di sentirsi più sicura. Per questo è necessario assicurare la maggiore presenza sulle strade, una maggiore attenzione alle esigenze della gente. E in questo ce la mettiamo tutta, speriamo di ottenere anche i risultati che speriamo. La nostra attenzione nel periodo delle festività è un'attenzione più particolare, più attenta, perché è evidente che in questo periodo determinati reati contro il patrimonio si accentuano, per cui è ovvio che cercheremo di prestare noi, come tutte le altre forze di polizia, un'attenzione molto più particolare. Certo, anche per gli anziani, sono tutte le fasce più deboli, le categorie più fragili e più esposte ai rischi della criminalità che in questo periodo richiedono una maggiore attenzione prima di tutto da parte delle forze di polizia. Io chiedo a tutti comunque di collaborare, di fidarsi della Polizia di Stato, di fidarsi delle forze di polizia, perché noi siamo sul territorio, siamo attenti a tutte le esigenze, per cui io credo che un'iniezione di fiducia sia indispensabile.